Science. Questa è la nostra banca dati del cibo. Si trova non lontano dalla cittadina di Longyearbyen, sull'isola norvegese di Spitsbergen, nel remoto arcipelago delle isole Svalbard, a circa 1200 km dal polo nord. Il centro si compone di 3 sale di 27 metri di lunghezza, 10 di larghezza e 6 di altezza. Un cavo chiuso con spesse porte di acciaio. All'esterno la struttura è costruita in calcestruzzo, in modo da resistere ad un'eventuale guerra nucleare o a un incidente aereo. Brazil, Mexico, India, Zimbabwe, Azerbaijan. In questo cavo sono conservate le 21 colture più importanti della terra, come riso, mais, frumento, patate, mele. Si garantisce così la diversità genetica. Nel 2015 i ricercatori siriani hanno utilizzato le sementi depositate qui per ricostituire la propria banca dei semi danneggiata dalla guerra. Certo, nel fare il deposito si fa molta attenzione, ma la filosofia di questo cavo è che c'è posto per tutti. Qui la politica non conta, ciò che importa è la conservazione dei semi. Quello della Siria è stato il primo caso di ritiro dal cavo. Ma qui ci sono esemplari provenienti da ogni paese, anche dalla Corea del Nord. Tutte le tensioni politiche sono messe da parte. Il sistema di sicurezza c'è, nel caso qualcuno tenti di entrare, ma non è mai successo. Crimini del genere qui non esistono. L'isola Spitsbergen è considerata ideale perché esente da attività tettonica. Il suolo è perennemente ghiacciato, quindi adatto alla protezione dei semi. La localizzazione, 130 metri sopra il livello del mare, assicura che il sito rimanga all'asciutto anche nel caso di scioglimento dei ghiacci artici.